Ragazzi, buongiorno. Oggi rubrica pillole di alimentazione. In questa rubrica non vi parlo delle migliori pillole per andare a ottenere i risultati, ma parliamo un po' delle tematiche legate al mondo alimentare della nutrizione. Vi ricordo sempre che se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale, spolliciate, se non dimenticatevi appunto di spolliciare, e se avete delle domande più proprio legate al mondo dell'alimentazione, potete metterlo comunque qua sotto nei commenti. Pre-workout. Oggi parliamo di pre-workout. Qual è il pre-workout migliore? Perché vai nei negozi, vai in farmacia, nei negozi che vendono integratori, nei negozi sportivi, vedi dei barattoloni di pre-workout con dei nomi micidiali. Ma effettivamente dovete comprare questi pre-workout per allenarvi? Assolutamente la risposta è no. Quei pre-workout potrebbero effettivamente servire qualora non riusciste ad andare ad introdurre del cibo vero. Ma secondo me, se ci dedicate un po' di attenzione, vi piace allenarvi, è giusto dedicare del tempo a migliorare anche la vostra alimentazione. Quindi trovate il tempo per mangiare cibo vero. Pre-workout, il cibo cosa deve darvi? Deve darvi l'energia necessaria per affrontare il vostro allenamento. Generalmente si consiglia di andare ad utilizzare una fonte di carboidrati, magari ad indice glicemico basso, quindi come potrebbe essere del pane integrale, che va benissimo, anche della frutta ci può stare, è abbinato a delle proteine che serve comunque per andare a fornirci gli aminoacidi per andare a sostenere il nostro allenamento. Quindi, se vi devo dire proteine, va da sé che va bene tutto quello che è fonte proteico. Quindi la sera prima vi avanzate una fettina di petto di pollo, va benissimo quella, una fetta di tacchino, va benissimo quella. Vi piace il tonno, vi piace il pesce, prendete il tonno, il barattolo di vetro, va benissimo quello. Ogni tanto potrebbero starci anche degli affettati, ci possono stare anche quelli, quindi di alternative effettivamente ce ne sono parecchie. Quello potrebbe essere un ottimo spuntino pre-workout. Non dovete acquistare assolutamente nessun integratore, potete magari tenervi l'integratore per quei momenti che per via del lavoro, dell'imprevisto, dell'ultimo minuto non riuscite a prepararvi lo spuntino pre-workout, non riuscite ad andare a casa a fare lo spuntino pre-workout. Allora vi può tornare utile effettivamente questo. Anche a me è capitato diverse volte, lavoro o l'imprevisto dell'ultimo minuto, o magari delle proteine in polvere, le mangio con il mio frutto e voilà che vado ad allenare. Generalmente lo spuntino pre-workout potreste tenerlo almeno un'oretta e mezza prima del vostro allenamento, per poi non avere dei problemi durante la seduta che vi state allenando digestivi. Queste potrebbero essere, a mio avviso, le raccomandazioni che io vi posso dare. Poi per me il mio pre-workout migliore, che comunque non so se è più un effetto psicologico o altro, però da buon italiano mi piace, quindi un buon caffè prima dell'allenamento ci sta sempre. E effettivamente la caffeina ha un potere stimolante e mi trovo bene, quindi il mio pre-workout perfetto è comunque qualche minuto prima dell'allenamento un buon caffè. Lo prendo amaro, senza zucchero, e poi mi alleno alla grande. Spero di esservi stato utile anche oggi in questa prima puntata della rubrica pillole di alimentazione, e ci si vede prossimamente. Mi raccomando, condividete e seguitemi sempre, che mi fa piacere. Ciao ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!